Metti in moto a tutto gas, tutti pronti che si va, tutti insieme siamo noi, più veloci, pronti dai. Dai play, dai play, più veloci andiamo noi. Dai play, dai play, sempre in pista siamo noi. Dai play, dai play, con noi. Dai play, dai play, con noi. Dai play. Wow, guarda che fiume di lava bollente. Se vogliamo raggiungere il vulcano, dobbiamo trovare un modo per attraversarlo. Io so come fare! Possiamo passare saltando su quelle piattaforme di roccia! È un'idea grandiosa, Stripes! Ma dobbiamo fare molta attenzione! Alcune sono abbastanza forti da reggere il nostro peso, ma se saltiamo su quella sbagliata... cadremo nella lava! Ma quali strutture sono salde? Ci sono due strutture, ed entrambe sono rette da dei pilastri. Per essere al sicuro, dobbiamo saltare sulla struttura che ha il pilastro più grande. Quale di queste ha il pilastro più grande? Quella lì, sì! Tieniti forte! Ora faremo un grande salto! Uno, due, tre, salto! Vai! Guardate! Per fortuna non siamo saltati lì! Avanti! Scegliamo la prossima struttura! Quelle due strutture hanno due pilastri! Per essere al sicuro, ci serve una struttura che abbia i pilastri da entrambi i lati! Quale di queste due ha i pilastri da entrambi i lati? Quella lì, certo! Allora saltiamo! Abbiamo fatto la scelta giusta! Spark, Spark! Hai ragione, Sparky! Ci rimane soltanto un salto! Quei pilastri sembrano molto stretti! Per reggere quelle pesanti lastre di roccia ci serve una struttura con più pilastri! Quale di quelle ha più pilastri? Quella lì! Esatto! Ha ben tre pilastri! L'altra invece ne ha soltanto due! Pronti? Saltiamo! Sì! Perfetto! Da questa parte, ragazzi! Sì! Abbiamo attraversato la lava! Guarda, Sparky! Lì c'è casa tua! Avanti, piccoletto! Dobbiamo portarti fin sulla cima di quel vulcano! Siamo quasi arrivati, Sparky! Ancora qualche metro! Per mille bulloni, attenzione! Oh no! La strada è crollata! Non possiamo riportare Sparky a casa sua! Sparky! Come farà a tornare dai suoi? Sparky! Ehi, guardate! Sparky sta sbattendo le ali! Cercherà di volare verso casa tutto da solo! Spark, Spark, Spark! Continua così, Sparky! Sbatti quelle ali! Come quando ti esercitavi! Spark, 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 Spark! Sparky, 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 Sparky! Bravissimo, Sparky! Sapevamo che ce l'avresti fatta! Evviva! Ce l'hai fatta! Spark! Spark! Wow! Bravissimo, Sparky! Formavano la super squadra!
Super Blaze e Super AJ avevano il potere della forza! Super Pickle aveva il potere del ghiaccio! E Super Crusher aveva il potere delle bolle! Ah ah! Guardatemi! Faccio bolle di sapone qua e bolle di sapone là! Accipicchia! C'è qualcuno che sta mettendo a soqquadro l'intera città! Chi credi che sia il colpevole, Super Blaze? Questo non lo so, ma esiste un modo per scoprirlo. Dobbiamo solamente osservare. Osserva e ascolta attentamente. Ho sentito qualcosa! Un rumore forte e metallico! E io invece ho visto qualcosa! Delle impronte enormi! Ora sappiamo che chi ha combinato il disastro ha un passo pesante e dei piedi enormi. Aiutaci a cercare. Cosa vedi che può avere un passo pesante e dei piedi enormi? Distruggo tutto. Quel robot! Sì! Oh oh! Ma sono tantissimi! E dove passano distruggono tutto! Devono essere dei robot distruttori! Per mille bulloni, sarà meglio che li contiamo per sapere quanti robot ci sono. Distruggo. Conta i robot insieme a me. Uno, due, tre, quattro, cinque! Cinque robot distruttori? Oh no 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 no! Tutto bene, Super Crusher! Sì, se lavoreremo insieme fermeremo quei robot distruttori! Proprio così, perché noi siamo la Super Squadra! Ehi, ciao robot! Vedi un po' se sono della tua misura! Pattini di ghiaccio! Ottimo lavoro, Super Pickle! Sei riuscito a fermare quel robot distruttore! Ma ce ne sono ancora degli altri in giro! Contiamo insieme quanti ne rimangono. Conta con me. Uno, due, tre, quattro. Voi robot non sarete mai all'altezza di Super Crusher e del mio potere delle bolle. Avrai pane per i tuoi denti con la Super Balla. Bravissimo! Ottimo lavoro, Super Crusher! Hai fermato un altro robot distruttore! Purtroppo ce ne sono ancora! Quanti ne sono rimasti adesso? Tre! Sì! Sarà meglio fermarli in fretta! Perché stanno andando dritti a quella festa di compleanno! Siamo un coraggio, Super AJ! Dobbiamo usare tutta la nostra super forza e fermare quei robot! Ottimo lavoro, Super Squadra! Sì! E ora che cosa ne facciamo di quei robot laggiù? Beh, osservando attentamente, ho appena scoperto che i robot hanno un pulsante speciale. Premendolo, smettono di distruggere e incominciano a pulire! E vai! Funziona! Sì! I robot puliscono il disastro che avevano combinato! E fu così che la Super Squadra salvò la città dai robot distruttori e la trasformò nel posto più pulito del mondo. E allora coraggio, facciamoci lanciare dal cannone! Sì, evviva! Dobbiamo farci lanciare solo un'altra volta! Con una piccola esplosione, atterriamo qui.
e con una grande esplosione atterriamo qui. Per arrivare dall'altro lato, ci serve un'esplosione piccola o una grande? Una grande, certo! E per raggiungere la parte opposta della laguna, facciamoci lanciare dal... cannone! Sfida! Oh, carpa di mille balene! Abbiamo superato la laguna degli alligatori. Già, ed è stata una cannonata. Eccoci, questo è il picco del pirata. Wow, è molto ripido. Ci serve un modo per arrivare in cima prima che tornino i bighorn pirati. Idea, sapete cosa potrebbe portarci in fretta sulla cima? Un razzo. Sì, i razzi usano la combustione per creare un'esplosione tale da lanciarli su in alto nel cielo. Molto bene! Sono diventato una... mega macchina razzo! Ehi, non ci credo! Sei veramente un razzo! Oh oh! Ecco i bighorn pirati! Sono tornati! Salite e sbrighiamoci a decollare! La combustione avverrà tra 5 secondi esatti. Conta alla rovescia con noi a partire da 5. 5, 4, 3, 2, 1. Combustione! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente possiamo prendere il tesoro! Secondo la mappa, il tesoro è sepolto sotto una grande X! Già! La X indica il posto preciso! Deve esserci una grande X qui intorno. Dove vedi una X? Sì! Eccola lì! Il tesoro è sepolto proprio qui sotto! Dai, scaviamo! D'accordo, so io come fare. Usiamo la velocità del lampo per scavare più velocemente. Per farmi scavare in tutta fretta, di... vai, Blaze! Vai, Blaze! Guardate! Ecco il tesoro! L'abbiamo trovato! Ben fatto! Evviva! Dai, vediamo cosa c'è nel forziere! E va bene, adesso lo apro! Wow! 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 Per mille bulloni! Sta diventando una gigantesca pista da corsa! Forte! Incredibile! Un tesoro su cui correre? Che meraviglia! Una pista di oro e gioielli! Avanti, squadra! Facciamoci un giretto! Sì! Andiamo! Pronti? Sì! E poi! Caspita! Carpa di mille balene! Sta a vedere! I miei fari illuminano il muro, ma quando AJ si mette davanti alla luce, il suo corpo copre una parte di luce e la parte di muro coperta da AJ diventa scura. Quella è un'ombra. E se poi muovo il corpo, posso cambiare la forma della mia ombra. Sta a vedere! Wow!
Ora la tua ombra somiglia a un grande pipistrello! Wow, è troppo divertente! Anch'io voglio fare quelle ombre! Oh sì, anch'io! Voi state fermi qui, dolcetti! Zeg va a fare le ombre e torna! Pickle, voglio tutte quelle squisitezze! E so esattamente come procurarmele! Oh, vuoi fare anche tu dolcetto o tracchetto? No, io farò dolcetto o imbroglietto! Hai visto che meraviglia, Pickle? Ho appena creato il primo e unico ruba dolcetti della notte di Halloween! Oh sì! Non fermarti, ruba dolcetti! Voglio una montagna di dolcetti! D'accordo, ruba dolcetti! Ora puoi fermarti! Ferma, ti ho detto! Fermo! Fermo! Che succede? Oh no! Le nostre caramelle stanno volando via! Tornate indietro! Dobbiamo sbrigarci a recuperare quelle leccornie prima che ci riesca Crusher! Ehi, Jay, dammi un po' di velocità! Contaci! Ah! Andiamo! E ora noi, dolcetti! Pancia mia fatte capanna! Oh no! Sbrighiamoci o Crusher farà piazza pulita dei dolcetti! Dobbiamo trovare subito una soluzione per superare quelle zucche robot! E se avessimo qualcosa capace di tagliare le zucche in piccoli pezzi? Già! Qualcosa che le affetti per veleno! Ehi! Conosco una macchina che fa questo! Una sega alternativa! È una sega meccanica con una potente lama che si muove! Ottimo lavoro! Con il tuo aiuto sono diventata una mega sega alternativa! Ma guarda un po'! Sta in guardia, Blaze! Il lanciatore si sta preparando a sparare altre zucche robot! Mi serve il tuo aiuto per tagliare quelle zucche robot! Ogni volta che vedi una zucca robot, grida... Zucca! 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 Ottimo lavoro! E di questa ne facciamo una zucca di Halloween! Yuhuu! Sei grande, Blaze! E vai! Urrà per Blaze! Grazie, ragazzi! E ora andiamo! I dolcetti ci stanno aspettando! Ehi, guardate un po' laggiù, amici! I nostri dolcetti! Li abbiamo trovati! Eccoli qui! Crusher sta per afferrarli! Oh no! Sono nostri! Concentriamoci, pensiamo a qualcosa! Non possiamo permettere che Crusher se li prenda! Ehi, mi è venuta un'idea! Se vogliamo allontanare Crusher, dobbiamo spaventarlo con un'ombra super paurosa! Sì! Diamoci da fare! Ora niente mi impedirà di prendere quelle delizie, né Blaze, né i suoi amici e neanche quel gigantesco, mostruoso pipistrello! Non correre, Crusher! Aspettami! Ce l'abbiamo fatta! Bravo, forte la tua ombra! Grazie, Blaze! Coraggio, ragazzi! Riprendiamoci i nostri dolcetti! Pronti, via! Ho già l'acquolina! Dolcetti! Oh, Zeg non vi lascerà mai più da soli! Per mille mandrie sono uno più squisito dell'altro! Puoi dirlo forte! Crusher, Pickle, ma cos'è successo? Agente Anna, è accaduta una cosa terribile! I nostri lecca-lecca sono scomparsi! Anche i miei biscotti sono scomparsi! E la mia tavoletta di cioccolato! Sono scomparsi lecca-lecca, biscotti e cioccolato! Che cosa ne pensi dell'accaduto, agente Anna? Credo proprio che tutti quei dolci siano stati rubati da qualcuno! Rubati? E da chi?
da una fuorilegge famosa in tutto il mondo per la sua golosità, la ladra di dolcetti. Sono proprio io, Axel City. Dolcetta è il mio nome. Questi dolcetti sono proprio perfetti. Purtroppo devo andare, non posso aspettare. Ma non temete, con questa mega fionda raggiungerò l'altra sponda. Non è possibile! È riuscita a scappare! Così mangerà tutti i nostri dolcetti! Oh no, non lo farà, vedrete, perché riuscirò ad acciuffarla con l'aiuto dei miei fenomenali colleghi Blaze e AJ! Conta pure su di noi, agente Anna! È tempo di andare, poliziotti! In azione! Buona fortuna, poliziotti! Sì! Missione compiuta! Ce l'ho fatta! Tanti bei dolcetti da gustare a casa! E voglio cominciare da questo! Oh, la polizia vuole i miei dolci! Oh, ma questo non è affatto giusto! Oh, oh, non mi resta che attivare i soccorsi svegliando quegli orsi! La casa della ladruncola è in cima a questa montagna. Finalmente potremo recuperare tutti quei dolci. Speriamo soltanto di non imbatterci in qualche anima. Oh, orsi! Da questa parte, agente Anna! Oh, mamma! La ladruncola ha svegliato tutti quegli orsi! Mi piacerebbe tanto sapere come farli riaddormentare. Ehi, forse ho trovato la soluzione. Computer della polizia, mostraci i dati. Quante spunte ci sono? 2, giusto! C'è la spunta sotto il simbolo dell'unicorno e anche sotto il cuscino. Significa che servono entrambi per far riaddormentare l'orso giallo. Forza, in azione! Unicorno! Cuscino! Ecco quella ladruncola! Un piatto assortito è stato appena servito, quindi non mi resta che augurarmi buon appetito! Sta per iniziare a mangiare i dolci! Dobbiamo andare a recuperarli! E in fretta! Attivazione auto della polizia con la velocità del lampo! Adesso, per farci andare veloci come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! L'abbiamo fatta! Dolci recuperati! I miei dolcetti, ma dove sono finiti? Oh no, oh no, no! No! Scusa, ladra di dolcetti, tutti i tuoi furti dolciari sono terminati! Ma senza i miei dolci, io che cosa mangio? Tutti quei dolcetti deliziosi dovevano essere il mio... Il tuo arancio? Non piangere. Tutti quei dolci non ti fanno bene. Già, ti fanno venire un brutto mal di pancia. Perché non provi a mangiare qualche cosa di più sano, come questa mela? Oh, hai ragione, è squisita! Mai mangiata una cosa così saporita? Effettivamente, mangiare cose sane ti fa sentire forte e carico di energia! Evviva! Sì, ben detto! Questo è il modo giusto di mangiare! E da adesso in poi, lo prometto, non ruberò più nessun dolcetto! Sembra che basti toccare l'immagine del giocattolo desiderato e la macchina lo realizza! Oh, io vorrei tanto ricevere questo! Funziona! La macchina ha realizzato un aeroplanino! È fantastico! Ehi, aeroplano, tocchiamo insieme!
Guarda un po' che meraviglia, Crusher! Sembra una specie di macchina che realizza i giocattoli! Oh, una macchina che realizza giocattoli! Mi raccomando, qualunque cosa tu faccia, non premere mai il bottone rosso! Spiacente, non riesco a sentirti! Sono occupato a premere il bottone rosso! Oh, mamma! È fantastico! Quella macchina ha realizzato un trenino e anche un piccolo dinosauro! E persino un polpo in miniatura! Fortunatamente premendo quel bottone rosso non è successo niente di grave! Questi giocattoli sono bellissimi! E stanno diventando più grandi e più grandi e ancora di più! Oh oh! Premendo il bottone rosso ho fatto dei giocattoli giganteschi! Ma si salvi chi può! Lo sentite? Cos'è tutto questo chiasso? Oh no! Guardate! Giocattoli giganti! Che è successo? Come hanno fatto a diventare enormi? Qualcuno avrà premuto il bottone rosso sulla macchina dei giochi. L'unico modo per farli tornare piccoli è premere quel bottone verde. Quello in alto, in cima a ogni giocattolo. Coraggio! Catturiamo quei giocattoli giganti e facciamoli rimpicciolire! Sì! Al lavoro! Giocattoli giganti, eccoci! Stiamo arrivando! Mamma mia, aiuto! Scappiamo! Da dinosauro giocattolo! Ragazzi, ecco il dinosauro giocattolo! Sta attraversando quella discarica! Dobbiamo sbrigarci e premere il bottone verde per rimpicciolirlo. Da questa parte! Oh! State attenti! Oh no! Un'enorme montagna di rifiuti! Se vogliamo fermare il dinosauro gigante, dobbiamo trovare il modo di superarla. Secondo me qui ci vuole un compattatore di rifiuti! Sì! I compattatori di rifiuti creano una montagna di spazzatura. Poi ci salgono sopra e la schiacciano con le loro enormi ruote di frantumazione. Oh sì! Mi sono trasformato in un mega compattatore di rifiuti! Wow! Sei bellissimo, compattatore Blaze! E adesso schiacciamo i rifiuti! Sì! E vai! Ce l'hai fatta, Blaze! Hai schiacciato tutti i rifiuti! E guarda là! Abbiamo raggiunto il dinosauro gigante! Svelti! Non facciamocelo sfuggire! Dimmi quando il dinosauro agita la coda. Così mi preparo a schiacciare i rifiuti che ci tira. Quando vedi il dinosauro che scodinzola, di agita la coda! Agita la coda! Schiacciamo i rifiuti! Fra poco dovremo riuscire a premere il bottone sulla sua testa! Quando vedi il dinosauro agitare la coda, di agita la coda! Agita la coda! Fantastico, Blaze! Adesso ci penso io! Carica! Elettrica! Missione compiuta! Bel lavoro! Abbiamo rimpicciolito il dinosauro! Oh, sai che sei molto carino ora che non combini più disastri? Wow! La macchina dei premi extra large! Per aggiudicarvi il vostro maxi premio bastano solo 3 monete! Io ho vinto un elefante di peluche!
Non esattamente, signore. Questo è un elefante di peluche extra large. È il premio più straordinario che io abbia mai vinto! Oh, ecco qua le tre monete! Io ho vinto una palla di gomma! Attenzione, non è una palla di gomma qualsiasi! È una palla di gomma extra large! Oh, che bella! Beata lei, per il mio super premio extra large! Andiamo anche noi a vincere un premio. Spendiamo tre monete e... Oh, oh! Che cosa c'è, Blaze? Sembra che abbiamo finito tutte le monete. Oh, no! Quindi niente premio per noi! Non è detto. Dobbiamo solo guadagnare delle monete. Succede che ho il lavoro perfetto per voi. Consegnare le pizze! Consegnare le pizze? Sì, accettiamo volentieri. Possiamo costruire una macchina dotata di un apposito dosatore per la salsa di pomodoro e con una grattugia per mettere sulla pizza uno strato di formaggio e poi anche un grande forno per cuocere le pizze mentre guidiamo. Guarda che roba! Grazie all'ingegneria meccanica possiamo costruire la mega macchina Pizza Mobile! Fantastico! Avanti, facciamo le pizze! Oh, Blaze, guarda! Quel pollo ci sta inseguendo! Mi sa che vuole mangiare la pizza! Allora dobbiamo sbrigarci a consegnarle prima che ci possa raggiungere! Dunque, la prima pizza dobbiamo consegnarla al civico 7! Aiutaci a trovare il numero 7! È questo il numero 7? No, questo è il 4! È questo il numero 7? Sì! Evviva, è arrivata la pizza! Ecco a te! Ti ringrazio, Blaze! Non c'è di che! L'indirizzo di consegna della nostra ultima pizza è l'edificio con il civico 11. È questo il numero 11? No! È questo il numero 11? No! È questo il numero 11? Sì! Ehi, ma aspetta un momento! All'edificio numero 11 c'è un pollaio! Oh oh! Ora ho capito! Questa è proprio la tua casa! Ecco perché ci stavi inseguendo! Questa pizza quindi l'hai ordinata tu! Tieni, è tutta tua, amico! Congratulazioni, Blaze e AJ! Avete svolto un ottimo lavoro! Perfetto! Sì! Wow. Eccoci di ritorno! E abbiamo le tre monete che ci vogliono per vincere un premio extra large! Bene, allora, quest'ultimo premio è tutto vostro! Evviva! Sei pronto a scoprire qual è il nostro premio extra large? Ok, vediamolo insieme! Wow, guarda, che buono, è un marshmallow! E diventa più grande! E più grande! E più grande! Non credo ai miei occhi! È un super gustoso marshmallow extra large! Fantastico! Quanto è grande quel marshmallow! Sì! E vai! Oh, sono così emozionato! Sono quasi pronto per volare sulla Luna! Mi serve soltanto un po' di potenza! Darrington, guarda laggiù! È la centrale di energia solare! Wow! Osserva! La luce del sole risplende su tutti quegli specchi.
Poi gli specchi riflettono la luce solare su quella torre. È lì che il calore della luce solare si trasforma in energia per la nostra batteria. Che bello! Facciamo il pieno! Ehi, c'è qualcosa che non va! La mia batteria non si ricarica! Per mille bulloni, quelle nuvole scure bloccano la luce del sole! E senza sole la centrale non può fornire energia per ricaricare la batteria! Oh, ma guarda! Le nuvole non bloccano completamente il sole! Laggiù c'è ancora qualche raggio! Presto! Usiamo uno specchio per rinviare quei raggi di sole verso la centrale solare! Sta funzionando! Stiamo inviando la luce del sole verso la centrale solare! Così ora la mia batteria potrà ricaricarsi di energia! Oh oh! Le nuvole si stanno spostando di nuovo! I raggi di sole stanno scomparendo! Sì, però ci sarà pure qualche altro raggio di sole qui intorno! Guarda! Laggiù ci sono altri raggi di sole! Avanti, sbrighiamoci! Quando vedi un raggio di sole, di raggio di sole! Raggio di sole! Guardate, ragazzi, funziona! Oh oh, ma il raggio di sole se ne va di nuovo! Avanti, cerchiamo un altro raggio di sole! Quando vedi un raggio di sole, di raggio di sole! Raggio di sole! Ora la batteria di Darrington si è caricata completamente? Sì! Ce l'abbiamo fatta! A questo punto devo soltanto reinserire la batteria nel mio razzo, così finalmente potrò volare fin sulla Luna! Un momento! Lo avete sentito anche voi? Conosco quel clacson! Eccoli! Sono Blaze e Darrington! Ciao a tutte, mega macchine! Sono tornato! E questa volta ho abbastanza carica ad arrivare dritto dritto sulla Luna! Sono sicuro che riuscirà davvero a volare sulla Luna! Hai ragione, amico! Ce la farà senza ombra di dubbio! Beh, buona fortuna, Darrington! Già! Noi resteremo qui a fare il tifo per te! Ehi! Aspettate un po'! Ho due posti per voi sopra il mio razzo! Volete volare insieme a me fin sulla Luna? Ma certo! Sì, ci puoi scommettere! E che aspettate? Saltate su! Occhiali spaziali, ok! Rampa di lancio pronta! Su, cominciamo il conto alla rovescia! Conta all'indietro con noi! Inizia da 5! 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Sì, forza! Eccola! Guardate lì! La Luna! Wow! È incredibile! Già, e non hai ancora visto tutto! Guarda che cosa facciamo adesso! Sì! Sono talmente felice che mi sento sulla Luna! Un attimo di pazienza! Sto arrivando! Coraggio, Darrington! Ce la puoi fare! Eccomi! Sono arrivato! Dai, salite a bordo, galline! Vi trasporto tutte dall'altra parte al sicuro! Caspita! Sta
fare. Stare sul monociclo è più difficile ora che ci siete anche voi. Oh oh. Darrington ha riunito troppe galline solo da una parte. Non è bilanciato. Darrington, devi mettere lo stesso numero di galline da tutti e due i lati, o così rischi di cadere. Avete sentito anche voi? Alcune devono passare dall'altra parte. Ok, adesso ho lo stesso numero di galline da entrambe le parti? No, non ancora. C'è una gallina da una parte, mentre Sei e Rusty stanno dall'altra. Oh, provateci ancora, amiche! Adesso ho lo stesso numero da entrambe le parti? Esatto! Ci sono 4 galline da questa parte e 4 da quest'altra! Sono bilanciato! Ta-da! Ci sei riuscito, Dari? Hai salvato Rusty e tutte le amiche galline! Non c'è di che, Rusty! E adesso andiamo! Dobbiamo ancora accompagnarvi al circo! Sì! Vi aspettano per lo spettacolo! Preparatevi, amiche! Conosco un modo super veloce per arrivare al circo in un battibaleno! Basterà accendere i motori! Per far andare me, Darrington e tutte le galline veloci come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Tenetevi pronti, signore e signori! Diamo ancora una volta il benvenuto a Crusher l'Incredibile! Eccomi qua! Come cammino io sui trampoli, non ci cammina nessun altro al mondo! Oh, wow! A pensarci bene, sei così bravo, saprà sicuramente camminare su trampoli ancora più alti! Non c'è problema! E allora adesso, ancora più alti! Questi trampoli non vanno ancora più in alto, vero? Dici? Io credo che vadano ancora più in alto! Ta-da! Sentiti, stanno facendo tutti il tifo per voi! Non vedono l'ora che cominci lo spettacolo! Che cosa dicono, Darrington? Stanno dicendo che allo spettacolo vogliono che partecipiamo anche noi! E vai! Bello! Che onore! Grazie mille! Su, coraggio, tutti insieme! Che inizi lo spettacolo! Darrington! Ta-da! Voilà! Ta-da! Piloti astronauti, avviate i vostri propulsori! Pronti? Attenti! Lancio! Corri e vai, volerai, poi di là, fino al traguardo, oh, nello spazio, tra le stelle, più scattante energia, fino al traguardo, oh, nello spazio, uno, due, vai! E tutti insieme con le stelle giochiamo a forza nello spazio, corri con le stelle più veloci, il destino è qua nello spazio, sai, oh, 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 nello spazio.
venuto addosso qualcosa. Hanno tamponato anche noi! Zuzu! Stanno tentando di fermarci! Quelli sono i bigorna dello spazio! Oh no, è terribile! Non finiremo la gara se non supereremo i bighorn dello spazio! Niente paura, amici! Riusciremo a superare quei bighorn! Sì! Basterà pilotare le astronavi evitando che i bighorn ci vengano addosso! Dobbiamo usare la spinta! Finora la propulsione dei motori a razzo ci ha spinti dritti davanti a noi, però... se ruotiamo i motori, la propulsione crea una spinta che ci può mandare in su, in giù, o in qualsiasi direzione noi vogliamo. AJ, cambia la direzione di spinta! Grandioso! Zuzu! Ottima manovra, astronave Blaze! Dai, coraggio, amici! Seguitemi! Aiutami a scovare i bighorn dello spazio, così con una virata li evitiamo. Quando vedi un bighorn dello spazio, di bighorn dello spazio! Bighorn dello spazio! Cambiare direzione di spinta! Bravissimi! Un ottimo uso della spinta! Adesso è rimasto un ultimo bighorn. Aiutaci a trovarlo. Quando vedi l'ultimo bighorn dello spazio, di bighorn dello spazio! Bighorn dello spazio! Cambiare la direzione di spinta! Evviva! Ottima manovra, astronauta AJ! Ottima navigazione, astronave Blaze! Guardate! Vedete quel pianeta? Il traguardo è proprio lì! Oh no! Crusher è quasi arrivato! Vincerò la corsa dello spazio e sarò io il campione dell'universo! Io, Space Crusher! Per far andare me e i miei amici alla velocità del lampo, di... vai Blaze! Vai Blaze! Sono così vicino! Voglio solo farmi una foto mentre taglio il traguardo, James! Grande! Siamo forti! Abbiamo vinto la grande corsa dello spazio! Bene, amici, la gara si è conclusa, ma noi siamo ancora tutti nelle astronavi! Sì! Che cosa ne dite di fare un altro bel giretto nello spazio? Sì! Perfetto! Si parte!